Iniziamo dalla Namelaka, una crema di origine giapponese dalla consistenza super vellutata e infatti il termine vuol proprio dire cremosissima. In un pentolino scaldiamo il latte insieme al miele e non appena sfiora il bollore spengo la fiamma e aggiungo la gelatina precedentemente ammollata e tengo un attimo da parte. Dentro il cioccolato bianco fuso e aggiungo lo yogurt. Mescoliamo per emulsionare il tutto e una volta che è bello lucido aggiungiamo il latte che è ancora caldo in più riprese mescolando sempre. Adesso aggiungo la panna fredda a filo emulsionando con un mini pimer. Copro con pellicola a contatto e faccio riposare in frigo per almeno 8 ore. Passiamo alla pâte sucrée che è una sorta di frolla molto friabile. In ciotola aggiungo il burro morbido e lo zucchero velo. Facciamo ben assorbire lo zucchero ma non dobbiamo assolutamente montare il composto. Ottenuta questa consistenza, dentro l'uovo. Non vi preoccupate se vi sembrerà slegato, tanto adesso aggiungiamo le polveri e poi amalgamiamo il tutto sul banco. Via con la farina, farina di pistacchio e un pizzico di sale. Non appena otteniamo questa consistenza ci possiamo spostare sul piano da lavoro, lo spremo con il palmo della mano e poi lo raggruppo. In questo modo non sviluppiamo il glutine, ma amalgamiamo bene gli ingredienti. Avvolgo in pellicola, lo appiattiamo leggermente e lo mettiamo in frigo per almeno 2 ore. Io vi consiglio di dividere le preparazioni facendo sia la frolla sia la namelaka la sera prima. Stendo la pasta aiutandomi con un po' di farina e come vedete la giro spesso così da non farla attaccare. Questo è lo spessore giusto, circa 3 mm. Mi aiuto con il ring e coppo la base e lo trasferisco su una teglia foderata con un tappetino microforato. Io sto usando un tappetino microforato perché permette una cottura molto uniforme. Se non lo avete, non vi preoccupate, andate di carta da forno e bucherellate la base. Ricavo quindi le strisce per foderare il bordo, che devono essere più alte dello stampo. Pressiamo bene per far aderire e poi con il dorso del coltello taglio via la frolla in eccesso. E via in frigo giusto il tempo di preparare il frangipane. Dentro con il burro morbido e lo zucchero a velo. Aggiungo le uova una alla volta. Non dobbiamo montare il composto, solo amalgamare il tutto. Dentro la farina di pistacchi e l'amido di mais, che darà consistenza alla crema. Recuperiamo la frolla e alla base stendiamo uno strato sottilissimo di confettura di lamponi. Via di frangipane, io mi aiuto con una sac à poche. E livelliamo con la spatola. Guarniamo con lamponi freschi. E inforniamo in forno ventilato a 160 gradi per circa 30 minuti. La crostata è cotta e raffreddata, non ci resta che decorarla. Stendo uno strato sottile di confettura di lamponi. La namelaka si è rappresa, quindi la mescolo con le fruste elettriche così da farla tornare cremosa. L'ho trasferita in una sac à poche e decoro la torta con dei ciuffetti, lamponi freschi, crema di pistacchio e granella di pistacchi. Questa è davvero una coccola.